Da sempre l'uomo ha imparato a rispettare e temere i fulmini. La loro forza è stata sempre incontrollata fino a che nel 1752 Benjamin Franklin riuscì per la prima volta a domare l'elettricità. Da allora è stata fatta molta strada, ma il fascino e le potenzialità dei fulmini non hanno mai smesso di folgorare l'immaginazione umana. Jonix ha voluto raccogliere la sfida e dopo anni di ricerca ha perfezionato una tecnologia d'avanguardia che riproduce l'effetto dei fulmini per migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. La tecnologia di Jonix è racchiusa nel suo generatore, che trasmette energia alle molecole dell'aria, producendo così il plasma freddo, un gas ionizzato denso di molecole cariche elettricamente. In natura si trova nei fulmini e nelle stelle. Jonix ricrea un ambiente simile, ma controllato e a temperatura ambiente. Vediamo ora da vicino come funziona questa tecnologia. Siamo vicini al generatore di plasma freddo. Il plasma è il quarto stato della materia, oltre a solido, liquido e gassoso. È composto da particelle cariche che lo rendono attivo elettricamente. Attraverso un veloce passaggio di energia, le molecole dell'aria vengono attivate, diventando a loro volta capaci di attivarne di nuove, iniziando così una reazione a catena che porta alla formazione di particelle dal forte potere sanificante, che si propagano nell'ambiente tramite la loro naturale diffusione. Vediamo ora quali sono gli effetti di questa tecnologia. L'aria e le superfici sono spesso contaminate da virus, batteri, muffe e microorganismi che possono compromettere la nostra salute. Le molecole attivate dal plasma reagiscono con la membrana cellulare dei microorganismi e la distruggono, aprendo un varco all'interno della cellula. Qui le molecole attaccano le proteine e gli acidi nucleici del DNA, rompendolo in piccoli frammenti e portando alla morte del microorganismo. Qui possiamo vedere un coronavirus che abbiamo imparato a conoscere bene. SARS-CoV-2 viene attaccato e degradato come gli altri microorganismi, interrompendo la sua diffusione sia per via aerea che sulle superfici. Le particelle attivate attaccano anche le sostanze diffuse nell'aria che generano cattivi odori, degradandole e deodorando così l'ambiente. Sono innocue per l'uomo, che anzi ne trae beneficio. È la stessa sensazione di respirare l'aria pura di montagna. Torniamo ora nel nostro mondo. Jonix è riuscita a sviluppare una tecnologia efficace e sicura che genera particelle attive come fa un fulmine. La tecnologia è contenuta in un'ampia gamma di prodotti utilizzabili in ogni ambiente. Sono sicuro che Benjamin Franklin sarebbe entusiasta di questa innovazione e sarebbe contento di avere uno dei nostri dispositivi nel suo salotto.